Amici miei, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca e oggi vediamo insieme come taleare i Zoanthus. Ok ragazzuolo, come vedete le colonie di Zoanthus stanno abbastanza bene, quindi oggi ci dedicheremo alla taleazione delle stesse in modo da creare 3-4 frag e aumentare così la popolazione o comunque le colonie di Zoanthus. Ci spostiamo al laboratorio così lo vediamo insieme. Ok ragazzuoli, allora questo che vedete qui è tutto quello che ci serve per iniziare a fare la talea dei nostri coralli. Ovviamente adesso andremo a prelevare dei coralli, li metteremo in dei tupper, ok, con dell'acqua dell'acquario, però quello che principalmente ci serve sono gli oggetti che vedete qui e tupper o vabbè recipienti dove potete mettere dell'acqua di acquario, ovviamente uno con che andrà con i coralli e l'altro con i coralli taleati, ok. Ovviamente io ragazzi ho questo supporto qui, questi plug che vedete qui sono tutti plug che vengono da altri coralli, ok, che io ho tolto dai plug e ho messo direttamente in vasca. Adesso quello che andiamo a fare è appunto cercare di prendere i coralli che non sono ancora aderiti bene e metterli su alcuni plug, ok, e talearli. Il supporto ragazzi non è altro che una maglia di plastica rigida, ok, dopo casomai se vi interessa vi lascio il video in descrizione, ma non è altro che tagliarla, incollarla se è il caso, o mettere delle fascette per creare un supporto o una base. E che più un bisturi, cosa importantissima ragazzi, state attenti con il bisturi, però serve un bisturi e colla. Io vi consiglio ragazzi di prendere la Super Attack in gel, questa non è la Super Attack perché non ho trovato la Super Attack, però questa è un'altra colla a base di metacrilato, quindi che non crea danni al nostro acquario, a base di metacrilato in gel perché è molto più semplice per far sì che i coralli si incollano. E guanti e occhiali, perché soprattutto con i Zoanthus, Palitoa, questi coralli qui che posseggono palitossina è pericoloso, quindi ci metteremo i nostri occhialetti, i nostri guanti per poter maneggiare i coralli in estrema precauzione. E poi un fazzoletto ragazzi, un fazzoletto di carta, se carta o tela, quello che volete, ovviamente che non contenga detergenti, in modo che quando andiamo a appoggiare i nostri coralli, soprattutto se i plug che avete sono bagnati, dobbiamo asciugare i plug e poi incollare il nostro Zoanthus. Vado a prendere il tutto, ci mettiamo all'opera, al lavoro, così lo vediamo. Altra cosa che non vi ho detto che qui sopra ci manca è una pinzetta. Ok ragazzi, allora eccoci qui, abbiamo preso dei Zoanthus, ok, come vedete qui. Lasciatemi un attimo mettere a fuoco bene. Eccoci qua, abbiamo preso praticamente degli Utter Chaos, ok, che sono qui, e Green Park Bay, Watermelon che avevo in vasca e dei Rasta, ok, Zoanthus Rasta. Andremo a fare appunto delle talee di questi coralli e adesso li vediamo. Semplicemente mi inizio a mettere tutto, tutto l'occorrente, il necessario, ok, per quanto riguarda occhiali di protezione ragazzi che sono importantissimi quando maneggiamo i Zoanthus, guanti e questa ragazzi, questa è la pinza che vi dicevo prima, questa ci viene benissimo per prendere il polipo e appoggiarlo poi sui nostri plug. Ok ragazzi, allora guanti e occhiali appena messi, ok, ce li rimettiamo, perfetto, e l'occorrente già ce l'abbiamo, quindi la prima cosa il bisturi, ok, bisturi sempre pulito ragazzi come sempre. Io inizierò a taleare qualcosa come penso i Utter Chaos, vai, come primi li facciamo, ok, Utter Chaos. Io volevo far vedere solo come li dobbiamo, allora vedete per esempio questi qui, allora ci sono polipi, eccoci qua, polipi più piccoli, ok, come questi qui, che io credo che siano ancora troppo piccoli per essere tagliati, ok, vedete per esempio questi qui sono più grandi. Quello che dobbiamo fare, ok, siccome se andiamo a prelevare i polipi piccoli che ancora non sono cresciuti, che ancora non stanno, diciamo che sono ancora in fase di crescimento, quello che succede è che se li mettiamo su una basetta nuova e li tagliamo, ok, se li tagliamo e li mettiamo su una basetta nuova possiamo sia danneggiarli che impedire
il corretto sviluppo del corallo. Quindi quello che vi consiglio è prendere sempre, cercare di prendere sempre i polipi più grandi e cercare di tagliare, per esempio in questo caso qui, vedete, che è proprio l'unione fra i due polipi, ok? In questo caso, per esempio, questa base, questo polipo qui porta due polipi, ok? Li vedete? E noi andremo a tagliare praticamente questa parte qui. Un poco di pressione con il bisturi, ok? Senza paura, facendolo, cercando di farlo piano piano, ok? Il corallo, come vedete, ne risente un po', ovviamente, però praticamente adesso, vedete, già ce l'abbiamo staccato. L'unica cosa che dobbiamo fare, lo appoggiamo, la colonia la riposiamo, ok? Il polipo ce l'abbiamo qui. Non bussare dall'acqua tranquillamente qualche secondo, ok? Quello che vi consigliavo, colla in gel, ok? Il plug asciutto, mettiamo la colla in gel, vedete? Eccola qui. Basta poca colla, ok? Spero la riuscite a vedere. Prendiamo la nostra bellissima pinzetta, prendiamo il nostro polipo, ok? Cercando di prenderlo dalla parte dove poi ci sarà il polipo, ok, che spunterà praticamente la testa, e lo appoggiamo sopra la nostra colla. Eccoci qui, senza paura ragazzi, che non succede nulla, ok? Ok, semplicemente adesso questo polipo lo lasciamo in un nuovo recipiente, ok, riposare in acqua in modo che si attacchi definitivamente il polipo. Già comunque, come vedete, già è bello saldo, però cercate di metterlo in maniera dritta, così, per esempio, vabbè più o meno ci siamo, però così, in modo che il polipo faccia contatto bene con la colla e si resti attaccato, ok? Continuiamo così con gli altri Zoanthus. Volevo far vedere allora sta cosa rispetto ai Rasta. I Rasta, per esempio, come vedete, sono polipi tutti abbastanza piccoli, ok? Tutti i polipi, ma per esempio andremo a prelevare questa colonia qui, ok? La vedete? Che è un po' più staccata. Con il bisturi, quando abbiamo questo tipo di colonie, quello che vi consiglio di fare è cercare di, ovviamente, fare un taglio principale, ok? Per staccare la colonia, perfetto. E poi cercare di andare a praticamente sollevare i Zoanthus con il bisturi, facendo sempre attenzione a non danneggiare i coralli, ok? Anche se ci portiamo un po' di plug non fa niente, ok? Questo ci può aiutare nel momento in cui dobbiamo incollare i nostri Zoanthus, ok? Piano piano, senza fare danno, soprattutto perché sono dei rasta quindi piano piano andiamo a scollare i nostri polipi. Li vedete? Eccoli qui. Eccoli qui, ce li abbiamo quasi. Ok, ovviamente sarà impossibile per voi vederli, ma sono tre polipi minuscoli, ok? Io adesso quello che farò è separarli in modo che avrò più polipi disponibili per un solo plug. Ok. Allora, eccoci qui, come sempre il plug, la nostra colla, e andiamo a prelevare il nostro singolo polipo. È minuscolo ragazzi, è minuscolo, però fidatevi che questo poi sarà la base della nuova colonia, ok? Un polipo così piccolo può tranquillamente fare una nuova colonia, quindi lo mettiamo come sempre all'interno dell'acqua in maniera verticale. Eccoci qui, questo sì che è rimasto in maniera verticale. Ok, facciamo lo stesso con gli altri polipi. Abbiamo visto adesso quelli sui plug, adesso ve lo farò vedere questi qui che sono su roccia, ok? Questi qui sono dei Green Park Bay, ok? Come vedete sono su roccia, saranno un po' più difficili da staccare. Però la stessa cosa che potevamo fare col plug, quindi cercare di togliere un poco di ceramica del plug, lo possiamo fare la stessa cosa con la roccia, ok? Quindi cercare di scavare con il nostro bisturi proprio la roccia, o se riusciamo direttamente il tessuto del corallo, ok?
Ok, questi li riposiamo. Qua continuiamo a fare dei frag, perché come vedete la colonia è abbastanza grande, quindi non voglio che una colonia così grande, non la voglio mettere su un plug, quindi cercheremo di tagliarla anche qui. In questo caso a volte, se avete delle tronchesi, è un'operazione molto più semplice, con la roccia soprattutto. Qui non so se lo riuscite a vedere, ma abbiamo i nostri polipi. Come sempre ragazzi, colla qua, eccoci qua, abbiamo piazzati 3 su questo plug e anche loro dentro, via. Adesso ragazzi passiamo praticamente all'ultima colonia, che è la colonia dei watermelon, anche lei fatta su pietra, su roccia. Ok, cercheremo di togliere qualche polipo, vedete, come questi qui che sono gli esterni, ok, sotto la roccia, e cerchiamo proprio lì di scavare e di portarceli. Purtroppo ragazzi è un lavoro che richiede molta pazienza, molta molta pazienza. Eccoci qua. Allora, qui abbiamo i watermelon, come vedete sono 5 teste più o meno. Adesso lo dividerò e lo metterò su 2 plug diversi. Io credo ragazzi che va bene così, perché abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 talè, ok, di Zoanthus. Adesso li vediamo più da vicino, anzi forse, vabbè, vi faccio vedere da qui, ma domani praticamente li vediamo domani, in modo che vediamo come si aprono, come si sono aperti, se è andato tutto bene, e in modo che possiamo appunto valutare la cosa e vedere eventualmente quelli che non si sono aperti di scartarli, ok, e casomai rifare le talè, però in teoria dovrebbe essere andato tutto bene. E li metto in vasca, li appoggerò sulla base che vi ho fatto vedere prima, ok, in acquario, in una zona dove non passi molto la circolazione. Lascerò adesso i coralli qui dentro un 15 minuti, ok, ancora, mentre diciamo le colonie le metterò a posto, le reincollerò dove devono andare, e queste invece 15 minuti e poi le mettiamo in acquario. Ok ragazzi, allora coralli posizionati di nuovo, nuovamente, ok, come vedete sono tutti qui, li abbiamo riposizionati, ok, e abbiamo messo tutti i frag qui, ok, come vedete già per esempio gli Utter Chaos, il frag di Utter Chaos si sta aprendo, questo qui è un frag che ho fatto adesso di Montipora Capricornis, come vedete qui su invece c'erano altri due frag di Montipora Capricornis e Montipora Digitata. Vediamo pure qui come vanno, ho scelto questa posizione migliore perché qui ricevono più luce rispetto a qui sotto, ok, dove abbiamo questi qui. Ci vediamo però domani per vedere come stanno, perché in teoria domani si dovrebbero aprire quasi tutti. Adesso ovviamente sono stressati perché abbiamo, diciamo, li abbiamo maneggiati, e niente, ci vediamo domani per vedere come va. Ok ragazzi, sono passate solo 12 ore, ok, vediamo se riusciamo a vederli un po' i coralli, ok. Ok, allora come vedete il Utter Chaos sta benissimo, lì dietro ci sono anche i rasta, abbiamo sempre messo a fuoco decentemente, eccoli lì, i rasta che si stanno riaprendo, lì dietro è un Green Park Bay, credo, mi sembra. Non riesco a vederlo bene da qui, sì, un Green Park Bay, altri Green Park Bay credo che stanno qui e si stanno aprendo anche. Gli unici che non si aprono sono, diciamo, questi qui che vedete qui dietro o qui avanti. Io credo che erano polipi davvero piccolini e quindi per adesso non stanno aprendo, però vediamo come va, altrimenti facciamo degli altri frag. Però diciamo che 3 su 7 non sono andati bene, però ancora non lo sappiamo definitivamente, perché ieri questo l'ho visto aperto, oggi non so perché non si apre, ieri sera si stava già riaprendo. E nada más gente, come dico sempre, spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video. Wow.